La forza di una nuova idea spesso non risiede nell'idea stessa, ma nel modo in cui noi la applichiamo. È da questa semplice considerazione che prende vita il nostro progetto. Cogliere un'opportunità come il Superbonus 110%, dispiegarne le potenzialità e attraverso la riqualificazione dei singoli edifici ridare benessere e valore al territorio circostante. È stato inserito per la prima volta nel decreto legge 34 del maggio 2020 e successivamente convertito in legge, con un obiettivo chiaro: offrire la possibilità di detrarre dalle imposte dovute dal contribuente le spese sostenute per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico degli edifici. Cedere il credito fiscale d'imposta all'impresa che realizza i lavori, che possono usufruire del bonus le persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di arti, imprese e professioni, i condomini, gli istituti autonomi. Vengono considerati interventi trainanti l'isolamento termico delle superfici, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento e la messa in sicurezza sismica. È il momento di salutarci. Speriamo di essere stati chiari e convincenti. Vi abbiamo raccontato il nostro sogno e il nostro obiettivo. Guardate da dove siamo partiti e immaginate dove arriveremo. Quale potrà essere il traguardo? Perché i protagonisti di questa avventura siete voi e la vostra scelta.